ci hai pensato? A te. Io ho finito le supplenze e tu hai un'intera settimana di ferie. E i fumagalli sono andati alle Maldive, sai? Isolidi esagerati. Invece mia sorella è in Marocco. Penso è caldo. Il tuo concorrente, Massimo Fortunato? Beh, lui è andato nel Mare del Nord. Sai che freddo. Già, che bello, eh? Che? No, dico, starsene qui in cucina a criticare le vacanze degli altri. Amore? Amore? Guarda qua. Che? Voli last minute a basso costo. Solo sai che se c'è da spendere non è quello il problema. Okay. Però, allora, guarda, Tunisia, Grigio, Capoverde. Sono posti belli, tesoro, però lo sai che l'aereo a me mi stressa, perché voglio dire, l'idea che sta guidando uno che non ho assunto io, cioè uno che non so come guida. Ti stressa l'aereo? Sì. Vabbè, allora partiamo in macchina. Guarda qua, Austria. Guarda che bello, belle montagne, bel verde. Lo so, tesoro, ma è funivie, seggio via, cabino via. Certo, non conosci neanche l'ha detto che stare funivie, voglio dire, è rischioso. Sai cosa facciamo? Lo invitiamo a mangiare polenta e camoscio, così capiamo in che mani ci mettiamo. Non è quello tanto il problema, tesoro, è che la montagna è troppo calma, ferma. Allora andiamo al mare. Ecco, guarda qua. Croazia, guarda che coste, che spiagge. Sì, però il mare si muove pure di notte. L'ansia mi mette la risacca. L'ansia, ti mette a te l'ansia. Cioè. No, scusa, fammi capire. Allora, montagna no, mare no, dove andiamo? Ci passiamo una bella settimana in pianura padana ad allevare zanzare? Mo torno, vado un attimo al bagno, ci penso. Ecco l'unico viaggio che puoi fare tu, che desideri fare, a bordo delle tue ciabatte, dalla cucina al bagno e ritorno. Vai, vai, vai. Oh, divertiti, mandami una cartolina. Buongiorno, salve. Senta, ho letto del servizio che fate qui su internet con i traghetti per la Croazia, no? Ma com'è tutto pieno? Ma siamo due, mica 20. Dico, due posti c'è pure. Sì, pure sul ponte, passaggio. Ci stanno. Va bene, allora prenoto. Parte alle 5:30 di mattina il traghetto. Vabbè, lo prendo stesso. Ci chiamiamo Mancini, ci chiamiamo. Mancini. Silvano e Franco. Silvano e Franco. Mancini, KM, come giri Mancini? Mancini Milano, ancora. Ha capito. Chiamando il fax con i numeri della carta di credito di mia moglie. Va bene. Va bene, sì. Sì, veniamo un po' prima all'imbarco. Sì. Va bene. Grazie, mi ha salvato la vita. Grazie, arrivederci. Non ci credo, è vero? Sì, è vero. Davvero, non era tuo fratello, era no, davvero... erano questi qua nell'agenzia. Andiamo in Croazia! Signorina? Ha dimenticato il prendisole? Quindi stanotte dormite a Venezia? Sì, perché il traghetto parte domani mattina all'alba. Oh, ragazzi... mi raccomando, soprattutto non aprite a nessuno, eh? Intendevo dire una volta che siamo partiti. Marco, vai ad aprire. Ma, è papà. Ha già dimenticato le chiavi, bene, cominciamo bene. Tesoro, guarda un po', ho trovato gli adattatori per la corrente elettrica, tutti i tipi. Tutti. La Croazia? La Croazia. Ma hanno le prese identiche alle nostre. Tu sei proprio sicura? Mettiamoli in valigia, va? Su, dai. E cos'è tutta quella roba lì? Le medicine, per viaggio. Papà, non andate mica in Amazzonia, là sarà pieno di farmacie. Come sei ingenuo, tesoro. E io come glielo spiego al farmacista croato che a tua madre gli è salita la febbre perché intanto gli è scesa la pressione in quanto so 100 volte che è già andata al bagno. Meglio prevenire che... Oh, e poi, dizionario croato-italiano, già mi sono segnato la frase più importante. Upomok, moglie, Jena, umire! E cosa vuol dire? Aiuto, mia moglie sta morendo! Ah, bello, divertitevi, eh? Sì, collina la gioia qui, yuhu! Ma dai, essere ride, prudente, dai. Cioè manco quando uno è iperprudente. Oh, le mille persone che c'erano all'autogrill, proprio con quel tizio ti dovevi mettere a parlare. Ma è un vecchietto, io vado a pensare che un vecchietto ci ruba le carte di credito. E il vecchietto ha fatto uno scatto fino alla macchina, che mi stava per l'infarto per corrigli appresso. E comunque se qualcuno non avesse messo tutto nello stesso borsello, i passaporti, le carte di credito, il banco, ma tutto. Oh, signora Perfettini, guarda che sei stata tu a dire le cose importanti vanno con le cose importanti, altrimenti Franco non troviamo più niente. Vabbè, chi l'ha detto, comunque il risultato è stata una bella vacanza, tutti in commissariato a denunciare il furto.
Mamma, papà. Oh, tesoro. Ciao, belli. Che ci fate a casa? Niente, che abbiamo cambiato idea. Mamma ha cambiato idea, perché solo i cretini rimangono sempre della stessa, non cambiano. Comunque, ci sentivamo pure senza di voi. Ma che stava a fare da soli pagati? Sveglia presto domani. Ce ne andiamo a Parco Sempione e ci mangiamo un bel gelato tutti insieme. Sì, e chi paga? Ah già, noi siamo senza... Vabbè, per una volta offrono chip e chop. Ma notte. Preparatevi a staccare il maialino, eh.